Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, più gasati che mai, perché insomma oggi sapete io sto invecchiando molto in fretta anche per colpa delle cripto, ma oggi ufficialmente si invecchia, quindi si fa questo passo di un anno, non sono più trentenne ma divento trentunenne e però non riesco a rinunciare anche nel giorno del mio compleanno al nostro live, quindi a trovarmi qui con voi a sparare due cavolate e a dare un'occhiata da veri malati ai grafici di Bitcoin e delle cripto. Ammetto che oggi ho cercato di prendermi un giorno libero, ma ho visto saltare qualche alert, quindi ogni tanto qualche occhiatina ce l'ho data ai grafici. Insomma, è veramente difficile stare fuori del tutto da questo mondo anche per un giorno intero. E comunque niente, vi volevo anche avvisare del fatto che ho finito di mangiare mezz'ora fa il pranzo, quindi potrei non essere proprio al 100%, ma ci proviamo lo stesso, sarà ancora più divertente guardare i grafici stasera. Detto questo, l'hashtag del giorno ovviamente è regalami un all time high, perché all time high in diretta non funziona, l'abbiamo capito, ci abbiamo provato in tutti i modi, e allora provo a giocare la carta della pietà. Dai Bitcoin, oggi è il mio compleanno, regalami un all time high in diretta. Io vi ringrazio tutti voi, prima ancora di iniziare questo live, leggendo le vostre domande, guardando quello che succede, guardando i grafici e airdroppando qualche shitcoin, perché oggi sono gasato anche oggi, con il ringraziarvi un sacco per i vostri auguri, perché qualcuno mi ha contattato in privato, qualcuno mi ha scritto sui nostri canali Discord, quindi veramente grazie, siete una community fantastica, vi sento veramente tutti vicini e mi gasate una cifra in maniera pazzesca. Ed è per questo che stasera sono qui con voi, ho deciso di fare questo. Quindi abbiamo un po' di cose interessanti da dire, perché ho letto delle notizie curiose che vale insomma la pena citare, e mi scuso per non essere stato tanto attivo su Telegram, ma ve l'ho detto, oggi ho fatto il day off, ho pianificato giusto due o tre post per tenervi compagnia, ma non sono stato, ecco, molto sul pezzo. Allora, io volevo iniziare subitissimo con il leggere le vostre domande come al solito. Adesso faccio la mia intro per lasciarvi entrare, perché vi voglio vedere in tanti, belli presenti, belli sul pezzo. Dopodiché appunto leggiamo le vostre domande, facciamo una mezz'oretta di analisi di grafici, perché c'è del movimento, stiamo palleggiando insomma tra gli ultimi supporti e resistenze, siamo lì per dare la testata finale che finalmente ci frutterebbe l'all time high tanto agognato, però insomma l'offerta si fa sentire, non ci sta facendo passare, è bella violenta e quindi dobbiamo impegnarci di più, caro Bitcoin, dai, fallo per me proprio stasera in diretta. Tra poco analizziamo tutte queste cose su un time frame magari anche un po' più ampio, un po' più vicino, giusto per vedere che succede sui diversi frattali, sui diversi time frames. Qualcuno mi dice sei troppo sobrio, ma in realtà sapete che insomma mi sto dando un tono, ecco. Allora, iniziamo subito dalle vostre domande, vediamo se la chat mi inizia a reagire perché si è paralizzata. Eccoci qua, buon compleanno Luca, sono felice di essere qui alla tua festa, grande, qua è la festa, qui è la festa, Bitcoin partecipa anche lui. Auguri, io ho intenzione di usare margine su Binance, ti senti di sconsigliarlo o di consigliarlo in caso di bull run? In un tuo video spieghi che l'ideale sarebbe vendere in un livello alto per poi ricomprare e poi vendere restituendo il prestito. Cosa consiglieresti in caso di bull run? Allora, questa è una domanda difficile, perché in realtà usare il margin trading implica che tu sia abbastanza pro, che tu sia navigato nel mondo del trading, perché già insomma operatività normali sulle cripto implicano una certa conoscenza, il margin trading ancora di più con la leva. Quindi io non ti do nessun consiglio, ovviamente, se non quello di capire come mai vuoi fare margin trading, insomma, cos'è che ti spinge a farlo. Detto questo, l'operatività a margine è esattamente identica all'operatività normale, cambia solo il sizing, ovvero con la leva tu carichi un po' di più la tua posizione, ma questo non deve cambiare assolutamente la logica che c'è dietro, perché tu sì, stai
starei andando a caricare di più, ma come mai? Cioè, ci dovrebbe essere un motivo dietro, non soltanto il voler esporti di più senza un perché, cioè altrimenti diventa la classica scommessa. Mi raccomando, prima di operare in leva, prima di usare il margin trading, prima di usare i derivati, sappiate quello che state facendo in maniera molto precisa, perché altrimenti ci si fulmina in un attimo. Questo è l'unico consiglio che posso dare con concretezza. Grande, non ti senti vecchio? Hai voglia, ormai qua si va verso... Poi le cripto, avevo trovato un meme, una foto di uno di 65 anni, che ho scritto sotto: ciao, piacere, mi chiamo Marco e ho 30 anni e le cripto mi mantengono giovane. Sì, esatto, è proprio questo. Ci sono di quei ritmi qui che non ci si può staccare un attimo, che un anno vale 10 praticamente, è come essere nella stanza dello spirito e del tempo, al contrario però, bellissimo. Comunque grazie a tutti davvero per gli auguri, qui ne leggo veramente un sacco, scusatemi anche per il ritardo, ma insomma dovevo impostare un po' la situazione. Vogliamo anche noi la torta e l'alcol? E no, finito tutto quanto finito. Si sarà addormentato? No, sono più sul pezzo che mai. Ciao Luca, non so dove io ho sbagliato, ma oggi ho ricevuto una transazione sul Ledger e il software Ledger Live mi dà come stato non confermato, mentre se clicco il bottone blu View in Explorer mi dice che la transazione ha 33 conferme. L'indirizzo pubblico è corretto sia su Ledger Live che sulla blockchain. Tu sai cosa si debba fare in questi casi? Ti è mai capitato? Guarda, ti dico la verità, secondo me vai a verificare nelle impostazioni di Ledger Live. Per ogni blockchain ci dovrebbe essere un'opzione impostabile che ti permette di definire quando una transazione diventa confermata, dopo quante conferme, e probabilmente hai un numero superiore a 30, magari hai 50, 60. È Ethereum, mi viene da pensare, perché Ethereum, avendo comunque dei block times molto ridotti, a volte aspetta addirittura 60 conferme qualche applicazione prima di definire una transazione effettiva confermata. Quindi butta un occhio su quello e secondo me trovi quello che non va. Buonasera, tu sempre bello sbarbatello. Eh sì, perché almeno sembro più giovane di quello che sono, Buonasera a tutti, ciao Luca e auguri, grazie. Una domanda: solitamente fra dicembre e gennaio gli istituzionali e grandi investitori chiudono o rivedono le loro posizioni annuali. Secondo te, premesso che nessuno ha la sfera di cristallo, può essere una cosa positiva per il settore cripto, Bitcoin su tutte, viste le news degli istituzionali dell'ultimo periodo, oppure potrebbe essere un periodo di forte instabilità? Guarda, ti dico la verità, è vero, però non va neanche sopravvalutata come cosa, perché se ci fai caso, ogni parte dell'anno ha un po' le sue scuse, no? Io mi ricordo di aver letto addirittura da qualche parte, mi ha fatto molto ridere, che il dump dei giorni scorsi, quella specie di piccolo flash crash, era dovuto al Black Friday, dove la gente vendeva i bitcoin per fare acquisti su Amazon o cose del genere. Dai ragazzi, che cos'è? Che storia è? E quindi anche i discorsi, no, del mese della tassazione, dove uno vende per ribilanciare, è vero, però difficilmente si riesce a trovare un nesso di causa-effetto, ovvero che tu sai prima quello che accade e quindi capisci, cioè poi subito dopo si verifica effettivamente un qualcosa di simile. Quindi il mio consiglio è quello di non fare troppo caso a questi fattori, chiamiamoli esogeni, e di guardare magari semplicemente i grafici o quello che accade. Invece hai molta ragione sul discorso degli istituzionali, che è una notizia importantissima e fondamentale, ma proprio in quanto fondamentale è un qualcosa che va a influenzare di più il lungo periodo, perché la presenza comunque di player istituzionali, di grossi capitali interessati ad appropriarsi di scorte di Bitcoin, pone una pressione in acquisto, cioè rimuove offerta di fatto, perché loro appunto si appropriano di una grossa fetta di Bitcoin, e quindi rimuovendo offerta di fatto è come se lo rendessero un po' più scarso, e nel tempo un trend di questo tipo, dove appunto un istituzionale, più istituzionali vogliono andare ad accaparrarsi una riserva di Bitcoin, chiaramente fa veramente tanto, soprattutto appunto se abbiamo dei flussi costanti di acquisto, se si arriva a un punto ad avere flussi costanti in acquisto, caspita, questo davvero fa molto su quella famosa curva, vi ricordate, di crescita del valore intrinseco dell'asset. Che però, attenzione, perché dico che è una cosa di lungo termine? Perché si vede di più sul lungo termine, sul breve si vede molto di più invece la speculazione, quelle fluttuazioni che avvengono giorno dopo giorno, al momento che siamo
in una fase parecchio estesa, ecco qua arriva, cioè è predominato dalla speculazione. Sul lungo periodo intendo al netto poi di tutti quei cicli di rialzo e ribasso, sicuramente avremo una curva in lenta ma organica crescita, e questo è dovuto alla maturazione del mercato, all'ingresso di nuovi player, all'ingresso di nuovi capitali e a tutto lo sviluppo del network, inteso come infrastruttura proprio informatica e tecnologica, ma anche di infrastruttura umana, permettetemi di dire, e dal punto di vista proprio aziendale di tutte le persone e le istituzioni e le aziende, le corporate che ci entrano dentro, che fanno crescere tantissimo il valore di Bitcoin stesso. A tal proposito, guarda, ho recuperato un po' di notizie che sono positive per Bitcoin. Aspettate che alzo un attimo qua, eccoci, altrimenti mi va di traverso tutto quanto. E vabbè, innanzitutto mi ha fatto specie leggere su una testata giornalistica, così insomma Mays Media per eccellenza, un titolo che sembrava quasi da CoinDesk, insomma, per come è messo giù, ovvero la notizia che il dollaro è in calo, in forte calo, si sta indebolendo parecchio. Non so a tal proposito se avete visto, se seguite i mercati valutari, se avete visto il grafico euro-dollaro, per dire, guardate che l'euro è arrivato a 1.2, pazzesco, sta veramente crescendo, ma questo è dovuto in primis all'indebolimento molto forte del dollaro, e l'indebolimento del dollaro ovviamente impatta su Bitcoin, perché ricordiamoci che Bitcoin principalmente è quotato in dollari, quindi un indebolimento del dollaro porta in maniera diretta ad una crescita di Bitcoin dollaro. Ovviamente non porta alle fluttuazioni del 10%, perché il dollaro si può indebolire dello 0, qualcosa dell'1-2% in un giorno, se proprio abbiamo delle situazioni particolarmente catastrofiche, e quindi no alle notizie del tipo il dollaro è responsabile della volatilità di Bitcoin, ma un progressivo indebolimento del dollaro chiaramente porta a un ulteriore rafforzamento di BTC. Poi il motivo principale per cui il dollaro si sta indebolendo è un po' che l'investito, cioè chi ha liquidità, comunque cerca di utilizzarla in qualche modo, perché con questo continuo a dare stimoli su stimoli su stimoli negli Stati Uniti, ovviamente si inonda in maniera pazzesca il mercato proprio delle fiat currencies, del dollaro stesso, con nuove unità, indebolendone il valore, quindi diminuendone di fatto il valore. È un'iperinflazione in questo periodo di tempo. E a tal proposito avevo letto una statistica interessante, che in quest'anno sono stati stampati, non so se il 20%, forse addirittura di più, di tutti i dollari in circolazione, ed era una cosa pazzesca, perché accelerava il treno dell'inflazione, che solitamente porta ad un calo, insomma, del valore del dollaro, che dovrebbe essere di qualche punto percentuale l'anno, e ne ha quintuplicato la velocità, se ovviamente si mantengono questi parametri. Quindi questa era una cosa, parlando di fondamentali. L'altra invece è la partnership, che è una cosa interessante, che la Visa ha stretto una partnership con USDC Circle, avete presente, che è la startup, cioè Circle è la startup che appunto ha creato la stablecoin USDC, e questa partnership con Visa è molto interessante, perché comunque fa un passettino in avanti, che poi la Visa collabora da sempre praticamente con aziende che permettono di utilizzare le sue carte per spendere le cripto, per guadagnare cripto, per avere il cashback, insomma quelle aziende che fanno un po' da bridge tra il mondo della spesa, quindi il mondo della fiat currency, e il mondo delle cripto. E quindi la Visa si è sempre dimostrata interessata a questo, ma una partnership di questo tipo con USDC porta il tutto su un nuovo livello, perché comunque potrebbe aprire le porte a, adesso non so esattamente cosa di preciso si vedrà, però mi immagino delle sorte di conti con USDC, conti con dollaro digitale, direttamente poi spendibile con la carta Visa, quindi senza più fare il passaggio di vendita cripto dollaro, cripto fiat. Vediamo un po' come si evolverà la cosa. Un'altra notizia interessante, sempre inerente al mondo delle carte, è il fatto che BlockFi ha lanciato la sua carta di credito, attenzione, credito, non debito, qui sta la novità, solo in America, ahimè per adesso, con la quale praticamente si può spendere direttamente dollari, in questo caso,
prendendo un prestito, da lì carta di credito e non di debito, perché non ti vende i bitcoin che tu hai su BlockFi, ma te li utilizza come collaterale per aprire un prestito, e tu con la carta in sostanza è come se nel momento in cui vai su Amazon, la usi, spendi $30, tu stai aprendo un loan di $30 col tuo collaterale. Chiaramente poi lo dovrai ripagare, è il discorso solito, no, del borrowing in questo caso, non del lending, del borrowing. La cosa interessante è che comunque il tuo collaterale rimane sempre lì, continua a macinare interesse come se fosse sempre lì, e inoltre tu ti prendi il cashback dell'1,5% sulle spese della carta. Molto interessante. C'è una fee, attenzione, di $200 annuali, un po' altina, lasciatemelo dire, questo mi sento di dirlo, che però insomma c'è un bonus di $250 se se ne spendono 3.000 nei primi 3 mesi, quindi si ammortizza un po' il costo per il primo anno. E sì, è un po' tanto, $200 l'anno, questo sono assolutamente d'accordo, ti assorbe quasi completamente il cashback, però è comodo perché insomma è un discorso anche lato fiscale: se uno fa credito anziché vendere è un'operazione fiscalmente meno onerosa, e quindi da lì un po' la necessità anche del borrowing. Molto del mercato del borrowing nasce da lì. Purtroppo per noi europei non c'è ancora, però se vi ricordate avevamo fatto la chiacchierata con Shane di BlockFi un po' di tempo fa, dove ci aveva già spoilerato questa notizia in anticipo e ci aveva detto che comunque l'Europa è il prossimo target, perché i clienti europei dopo quelli statunitensi per BlockFi sono quelli più importanti e numerosi, importanti dal punto di vista ovviamente di capitale totale e numerosi dal punto di vista proprio di numero di clienti, quindi siamo grandi. Tra l'altro aveva detto che l'Italia addirittura in top 10. A tal proposito, se voi non utilizzate ancora BlockFi, qui vi faccio l'angolo shilling che ci sta sempre, ve lo consiglio caldamente se vi interessa ovviamente una piattaforma di rendita passiva sulle coin che avete, che holdate, è ottima perché è assicurata, ci sono dietro delle aziende importanti, investitori importanti, c'è dietro Fidelity, c'è dietro Coinbase, si parla di nomi notevoli, e c'è una promo per i nuovi utenti che si può ottenere fino a $250 sul primo deposito. Vi sto shillando il link per chi ci segue su Twitch in chat ogni tanto, per chi ci segue sul tubo ve lo lascio invece nella descrizione, lo trovate sempre lì. Benissimo, chiusa la parentesi shilling, ritorno a leggere le vostre domande, vi volevo dare giusto qualche pillola di news fondamentale, intanto avete già visto un'altra che riguarda Yearn e Sushi, però di quella ne volevo parlare dopo. Luca, siamo tutti iscritti su BlockFi, e lo so, però non si sa mai che qualcuno non lo conosce, ogni tanto mi arriva qualche messaggio in PM anche via Telegram, via Discord, dove mi vengono chieste queste cose: quale secondo te è una piattaforma buona, ottima? Ovviamente uno poi deve sempre valutare da sé, però BlockFi per me al momento, dopo anche l'intervista che ho fatto con loro, mi sono convinto insomma del fatto che è la migliore. Auguri amico cripto investitore, grazie ragazzi, siete troppo gentili, auguroni, buon compleanno, eccomi, auguri, fantastici, siete fantastici, vi amo. Adesso mi è saltata la chat perché siete in troppi. Ho mollato tutti stasera, bellissimo. Vediamo il grafico dell'alcol del pranzo, è all time high. No, sto scherzando, altrimenti non sarei qui. Luca, una domanda, ottimo. Per me e anche per chi è da poco in questo, prima per comprare qualunque coin, cosa si deve sapere? Da dove viene? Per cosa? Allora, guarda, non ho capito bene esattamente la domanda, ma ti dico cosa è meglio sapere prima di iniziare a investire in Bitcoin. È meglio sapere che cos'è Bitcoin, ovviamente, capire di che cosa si tratta, che non è una scommessa, che non va preso come lo compro perché voglio diventare ricco, assurdità del genere, capire qual è il suo ruolo nel mondo, il suo potenziale ruolo nel mondo, quindi studiarsi i fondamentali di Bitcoin. Ci sono tanti testi utili per il settore, c'è The Bitcoin Standard, c'è Mastering Bitcoin, ma anche semplicemente cercando sul web trovi veramente di tutto, un sacco di TED Talks che vi consiglio di guardare.
per capire appunto di cosa si tratta. Da lì poi c'è da fare un discorso legato all'investire il proprio capitale, cioè lì uno deve mettersi lì e pensare: io che cosa voglio fare del mio capitale, cioè lo voglio investire, come lo voglio investire, quanto sono propenso al rischio, tutti questi discorsi che ovviamente uno deve fare prima di distribuire il suo capitale in asset, se non lo vuol tenere liquido in banca, e decidere da lì quanto, perché lo step successivo è quanto investire in Bitcoin, non solo sì o no, e quindi basta quello, decidere che fetta del proprio capitale mettere in Bitcoin. Quella è una scelta molto complicata, non conviene subito lanciarsi in quarta, perché insomma è un asset comunque rischioso, per quanto uno ci possa credere è assolutamente rischioso. Buonasera Luca, cosa ne pensi di Band Protocol? Grazie ancora. Band Protocol è un oracolo, gli oracoli sono quella categoria di, come li posso chiamare, applicazioni che si mettono tra la blockchain e il mondo esterno. Quindi il loro scopo è importare dati dal mondo esterno alla blockchain. Band Protocol è un'alternativa all'ormai blasonatissimo Chainlink, che è integrato da quasi tutte le piattaforme DeFi, e in sostanza si pone come alternativa un po' più veloce, un po' più scalabile, insomma ha i suoi claim, diciamo, però per adesso non c'è lasciatemi dire che non c'è paragone con Chainlink. Un po' alla volta lo stanno integrando in varie piattaforme, mi pare che dall'ultima, forse l'avevo letto l'altro giorno, non mi ricordo più, però è ancora indietro rispetto a Chainlink, questo mi sento di dirlo. Gira, mi pare, su Atom, è costruito su Atom, col framework di Atom, e quindi la differenza con Chainlink è quella che invece è su, cioè si basa di più su blockchain Ethereum. Allora, dove siamo finiti? Ah, per quanto riguarda il grafico, non so se se ti interessava pure quello, il grafico di Band non mi sembrava molto bello, niente affatto, perché è in forte downtrend, al momento downtrend questo, massimi e minimi decrescenti, al momento un attimino più statico, perché se guardate gli ultimi massimi e minimi sono abbastanza equal, quindi sembra quasi un range, e il tutto curiosamente dopo una botta di domanda che è originata da qua e che ha formato una piccola base di clusterino intermedio verde, questo qua. Quindi questo è il suo attuale supporto, che però sembra quasi che stia provando a perdere a tutti i costi. Tra l'altro qua c'è un altro cluster che sta ancora funzionando, molto bene, molto efficaci i cluster. Io li scillo sempre come setup che mi piace, io li evidenzio sempre sui grafici. E a parte questo, insomma, per diventare veramente interessante mi piacerebbe vedere un higher high, che significa però andare a navigare da queste parti. Vi dico, il primo segno precoce potrebbe essere un break da quest'area, poi dovremmo avere la riconquista di 47771, quest'altro livello, e infine l'higher high, che per ora è il primo costrutto di high, è qua. Quindi, ahimè, siamo un po' lontanini, però quelli sono gli step che indicano un possibile recupero. Per adesso siamo ancora abbastanza lontani, quindi no, non volevo cancellare tutto, volevo rimanere qua, tirare via sto scarabocchio, salvare il mio grafico e via. Quindi ahimè siamo così. Vi ricordo tra l'altro, per chi ci guarderà sul tubo, che ci sono i minutaggi in descrizione, quindi se il live vi sembra lungo, noioso, palloso, chiacchiero troppo eccetera, potete espandere la descrizione e saltare direttamente al punto che vi interessa, ok? Inclusa l'analisi dei grafici. Allora, dove siamo finiti? Ciao a tutti, auguri Luca, grazie mille. Prima domanda: come mai i grafici dei movimenti di Ether e Bitcoin sembrano andare in sincronia? Sono i whales? Guarda, perché buona parte del mercato altcoins, incluso Ether, dipende fortemente da Bitcoin, perché se tu ci fai caso, quando comunque Bitcoin fa un movimento importante, se tu guardi ovviamente in dollari, buona parte delle altre coin lo seguono, perché in sostanza come sembra funzionare attualmente, adesso ci sono tre comparti: c'è il comparto fiat o stablecoin, poi abbiamo il comparto bitcoin e poi abbiamo il comparto altcoins, ok? E in sostanza il flusso è questo prevalentemente, da fiat a bitcoin e da bitcoin ad altcoins. Quindi quando ovviamente bitcoin sta fermo, il flusso, solitamente questo flusso è debole,
perché Bitcoin sta fermo e non interessa particolarmente andare a operare su Bitcoin, non ci sono particolari trend, non ci sono spunti operativi, mentre invece il flusso Bitcoin altcoins è un po' più marcato, perché gli speculatori, non avendo la volatilità su Bitcoin, magari la vanno a cercare sulle altcoins. Questo in linea di massima, non è una verità assoluta, però ci fa capire un po' come funzionano questi flussi. Mentre al contrario, quando i flussi tra fiat money e Bitcoin sono notevoli, quindi abbiamo un pump oppure abbiamo un dump di Bitcoin, i flussi aumentano in proporzione ovviamente all'ampiezza del pump o del dump, e quindi cosa fanno le altcoins? Le altcoins solitamente o indeboliscono i flussi Bitcoin altcoin, o addirittura i flussi si invertono, cioè dalle altcoin si entra in Bitcoin per cavalcarne la volatilità, essendo comunque un asset più facile da seguire, permettetemi, e di conseguenza le altcoin tendono un po' a scendere. Quindi il motivo è principalmente questo: se il flusso semplicemente si indebolisce, le altcoin stanno ferme e quindi seguono, tendono a seguire Bitcoin, o magari a cambiare di un punto percentuale in più o in meno rispetto a Bitcoin sul dollaro. Chiaramente se il flusso si inverte, invece sottoperformano Bitcoin. Questo è quello che accade di solito. Il motivo è semplicemente questo: perché quando Bitcoin si muove, catalizza su di sé, cioè fa veramente da attrattore, si crea veramente una gravità sua dove attrae tutti i flussi tra dentro e fuori, quindi tra Bitcoin e fiat money o stable coins, e pertanto lascia in secondo piano le altcoin, le lascia con minori volumi, le lascia un po' più prive di energia. Questo è un po' il motivo, insomma. Dove siamo finiti? Eccoci qua. Concretamente, se ho liquidità su Binance, Boost o DAI, posso metterle sì nei liquidity pool senza nessun rischio o quasi? Allora, ci sono alcuni piccoli rischi. Avevo fatto un video sui liquidity pool di Binance e ti direi sostanzialmente sì, però attenzione al fatto che i rendimenti sono estremamente volatili, quindi se tu adesso vedi un rendimento positivo potrebbe essere diverso tra oggi, domani, dopodomani e tra 3 giorni, perché è estremamente volatile. E inoltre attenzione se metti due asset non esattamente equivalenti alla impermanent loss, come ad esempio sentivo che qualcuno aveva messo euro e boost, che uno è euro e uno è dollaro, a volte fluttuano e quindi quello ti può causare una piccola perdita, quindi attenzione, è questo il discorso. Qui vedo che tutti si giocano le shitcoin con i mini giochi, tenetevele strette ragazzi, le shitcoin sono veramente l'asset, la store of value del millennio. Ciao Luca, sono passato solo per vederti ubriaco, fra poco passo su Netflix offerta da Swipe. Bravo Filippo, però mi trovi più sobrio che mai, ti è. Ho mollato tutti stasera, bravissimi. Puoi analizzare Bitcoin su time frame quarterly e yearly addirittura? Ma cosa analizziamo sull'yearly? Delle candele grosse così? Non lo so, io di solito più che prima del mensile tendo a non andare, vediamo. Toc toc è qui la festa, assolutamente sì. Comunque il grafico su Bitcoin arriva tra poco, tra 3 minuti arriva. Ciao Luca, che consiglio daresti a chi si è appena avvicinato a questo mondo e vorrebbe attuare un piano di accumulo a lungo termine a partire da ora? Siccome siamo in un periodo particolare del mercato, aspetteresti ad entrare o applicheresti una DCA subito? Guarda, io ti dico quello che farei io, ovviamente, che non vuol dire che dovete farlo anche voi, perché i miei chiaramente sapete sempre il mantra che non sono consigli finanziari, sono solo spunti di riflessione a scopo educativo, a scopo di condivisione. Io quello che farei è fregarmene dove siamo adesso, fregarmene del prezzo attuale. Se io voglio tanto fare un piano d'accumulo, io lo inizio oggi, lo inizio ieri, domani, non cambia niente. L'importante è avere costanza nel farlo nel tempo, non che magari un momento vedo un prezzo che secondo me è troppo alto, secondo me è troppo basso e cambio le regole. No, le regole devono essere sempre quelle, completamente agnostiche al prezzo. Mi raccomando, il rigore in un piano d'accumulo è l'unica regola da seguire.
Bomba, sono gasatissimo, grande. Ciao Luke, sono alla seconda live. Siccome non ti sei fumato il mio commento nella prima, ne riapprofitto ancora per ringraziarti di tutto ciò che fai e i contenuti che produci. Grazie ancora e auguri. Grazie a te per i tuoi commenti che sono veramente gasati. Mi piaci molto. Ho una domanda seria adesso. Ottimo. Ma se iniziassi a fare un pack BTC da domani... Oh, oggi tutti hanno voglia di iniziare a fare dei pack. È sempre una buona idea, a patto che sapete quello che state facendo e lo avete studiato bene. Quindi non dire solo sì, faccio un pack così, metto boh, quanto metto boh, chi lo sa, vediamo. No, mi raccomando, fare un bel conto di quello che vi entra, quello che vi esce, la liquidità che potete permettervi di investire, tutto quanto, la frazione che volete destinare a Bitcoin, quindi avere un obiettivo del pack, non fare un pack a caso che continua a comprare alla cieca, e soprattutto la possibilità di poterlo portare avanti, cioè non esagerate e non sottostimate, cioè abbiate un pack che funzioni nel tempo. E poi rigore, rigore e rigore, mi raccomando. Mi aspettavo un naso da clown o una parrucca buffa, sono deluso. No dai, che poi perdo credibilità, non voglio perdere credibilità. Io ho 6 anni più di te, Luca, guarda, mi rincuora molto perché il tempo vola a una velocità atroce, ragazzi, è incredibile, è allucinante come mi sembra ieri di aver varcato la soglia dei 30 e adesso sono qua, pazzesco, vabbè, un po' di qualunquismo ci vuole sempre. Grande come sempre, arrivato ora ancora, io ne ho 69, se è vero sei il numero uno, cioè se hai 70 anni e sei ancora qui, anzi 69, sei ancora qui ad ascoltare i miei sproloqui su Bitcoin, sei il mio nuovo idolo, sappilo. Auguri Luca, io ti seguo da molto tempo e ho 11 anni e mi interessano molti Bitcoin, grande, allora anche tu sei un enfant prodige, sei un bambino prodigio, se è vero continua così. Stasera mi salta parecchio il video purtroppo, sarà uno di quei giorni dove la risoluzione non è sceglibile. Scilla CryptoArte Italia, certo, lo scillo sempre, ragazzi, se siete interessati al mondo della CryptoArte, degli NFT e tutto quel mondo lì, ragazzi, c'è un gruppo su Telegram che è il gruppo italiano di riferimento per questo, che si chiama CryptoArte Italia, ci sono dentro tanti artisti, sappiate che si parla poco di speculazione e più di sostanza, quindi è un gruppo per gli appassionati e gli interessati, però vi consiglio caldamente di seguirlo. Ciao Luca, puoi dare un consiglio a me che faccio holding? Sto mediando il prezzo da 6-7 mesi, bravo, ma essendoci una salita vertiginosa mi mangio le mani praticamente sempre, anche se comunque il guadagno si sente. Allora, guarda, io un consiglio te lo do, ovviamente not financial advice come sempre, ma togliti queste emozioni di dosso, buttale via, fatti una bella doccia fredda e tienile fuori da te, perché è la principale rovina per un approccio come il tuo di accumulo, di mediare il prezzo, che è un approccio razionale, sensato, sono proprio le emozioni, dire cavolo adesso sale, domani magari fallo il time high, aspetta che adesso quasi quasi anziché fare il mio pack con la cifra prestabilita ci metto il quintuplo, ti rovini tutto, ti rovini veramente tutto, perché stai iniziando a sfociare nel timing del mercato, cioè stai cercando di fare timing sul mercato e non più un piano d'accumulo. Attenzione, è pericoloso. Il trading fatelo perché va imparato, vale la pena, ma se lo sapete fare, altrimenti contenetevi e fate il vostro investimento che ne varrà sicuramente la pena. Tanti auguri Luca, stappa lo spumante. Non si può, non fa bene bere, ragazzi, pessimo messaggio, il video si blocca spesso, mi spiace, ahimè. È ancora valida la tua strategia di trading automatico che avevi messo sul tuo canale? Guarda, sì, io ne sto facendo girare 3 al momento di algoritmi, magari un giorno li approfondiamo, 2 di scalping, che erano quelli che avevo messo, l'RSI2 con una piccola modifica, uno su Bitcoin, uno su Ethereum, e uno sulla pendenza della media mobile su Bitcoin, li faccio girare con un piccolo capitale perché sono ancora timido nei confronti degli algoritmi, ma sto iniziando a perdere questa timidezza, dai. Dunque, dove siamo finiti? Dunque, qua, eccoci. Una domanda, è possibile fare trading su Coinbase lasciando i BTC su Ledger? Purtroppo no, perché Coinbase è un exchange centralizzato che, ahimè, ti obbliga a depositarli su Coinbase, quindi purtroppo la risposta è no. Che la forza sia con te, grazie. Quanto la vedi possibile il breakout dell'all time high? Guarda, a sto punto molto possibile, anche se, cioè,
altamente possibile, ma non ti so dire quando, purtroppo non ti so veramente dire quando. Io tra l'altro sono ancora esposto short, ragazzi, non so se vi ricordate, ma io devo fare sempre il preambolo, se no mi dite ma cosa fai, orso, mica orso. No, il mio short ha una copertura della mia posizione spot long, che è sempre totale. Tra poco lo andiamo magari a rivedere, ci ragioniamo un attimino su. Allora, dove siamo? Finalmente un orario degno per seguirti. Vogliamo news su Polkadot, che purtroppo è un mondo che non sto seguendo tanto, ahimè, ahimè. A proposito, mi viene in mente, non c'entra niente, però mi viene in mente che ieri avevo parlato di un servizio di Ethereum 2.0. Aspettate che se riesco a cercarlo ve lo dico. Di staking di Ethereum 2.0, che avevo detto che è il migliore, quello che mi piace di più, ma non ho detto il perché. Qualcuno me l'ha fatto notare nei commenti e vi ringrazio davvero di averlo fatto, perché effettivamente mi sono reso conto di aver fatto un po', di averci messo un po' di fretta, perché volevo dire tante cose in poco tempo senza annoiare e magari ho trascurato qualche dettaglio. Comunque Ve lo dico subito. Allora, si chiama Stakewise, il servizio che mi piaceva di più, e in sostanza il motivo per cui mi piaceva di più sono due i motivi. Vi ricordate il discorso dello staking su Ethereum 2.0, che c'è la possibilità di farlo, vedete un po' di effetti ci sono, anche con meno di 32 Ether su alcuni servizi che si chiamano staking pools, perché mettono insieme gli Ether di tanti, uno dei quali è Stakewise, che mi piace perché divide in due i token derivati, si chiamano, ovvero tu metti i tuoi Ether in questo pool e lui ti inizia a fare staking su Ether 2.0, che siano 0.5, 2 Ether, 33, 35, 40, tu li puoi mettere lì. Hai una fee del 10%, quindi quello è quello che paghi per il servizio. In cambio cosa succede? Succede che tu ricevi questi Ether che si chiamano STETH, che sta per Staked ETH. E questo rappresenta la tua quota nel pool, quindi se tu hai messo 3 ETH riceverai 3 STETH, ok? Questi STETH inizieranno a maturare della reward, perché lo staking comunque macina ricompense ogni blocco validato, e quindi queste reward, anziché essere prezzate nel valore del derivato di Ether stakeato, quindi l'STETH, quello che sulle altre piattaforme si chiama AETH su Staker, poi cosa c'era su Rocket Pool, c'è REITH, così via, in questo caso viene splittata, viene data in un nuovo token che si chiama RVETH. Questo modello a me piace molto, perché così facendo sostanzialmente puoi dividere il pricing dei due token, cioè l'STETH dovrebbe sempre valere più o meno un Ether, non crescere nel tempo, meno arbitraggio, meno speculazione sul token stesso. Interessante. Secondo motivo, la liquidità, perché ha già 28.580 Ether nel suo pool, e in confronto ai competitor che sono sotto di uno, addirittura due ordini di grandezza, questo significa che ovviamente i suoi derivati avranno una maggior liquidità. Chiudo la parentesi, non voglio soffermarmi troppo su questo discorso. Allora, dove siamo arrivati? Siamo arrivati qua. Ciao, la carta fisica va richiesta o te la mandano in automatico? Dunque, se parli della Binance Card, devi richiederla. A me era arrivata una mail un po' di tempo fa che mi diceva: da oggi puoi richiederla. In sostanza ti loghi su Binance, vai a confermare di nuovo l'indirizzo, devi decidere se vuoi scritta sulla carta tutto per intero il tuo nome e cognome, o solo l'iniziale del nome e tutto il cognome, e poi te la mandano, basta, tutto lì. E però appunto devi richiederla. Tra l'altro, ahimè, non mi è ancora arrivata. Anche oggi sono sceso a controllare, ho detto: ma fatto il regalino Binance, ma purtroppo non ancora, mannaggia. Allora, ciao a tutti, utilizzo Binance, ho verificato con KYC anche il mio indirizzo, però quando vado su Binance Card non vedo il bottone ordina per riceverla fisicamente. Sì, perché la spediscono a lotti, quindi in sostanza i primi a riceverla sono quelli che l'hanno utilizzata di più e che hanno il livello più alto in base allo staking di BNB, poi a seguire la ricevono gli altri. È più desiderata della PS5 secondo me. Ottimo. Un bel video su staking, deleghe eccetera, Polkadot a quando? Potrebbe essere un argomento interessante, potrebbe. Ciao Luca, farai la carta di BlockFi? Guarda, io personalmente non ho ancora un interesse concreto nel fare credito,
Però, e a parte che non è ancora disponibile in Europa, scusate, però magari per provarla, per voi, però $200 l'anno, insomma, solo per provare la carta. Per ora io ti dico di no, sinceramente, il mio utilizzo sarebbe veramente inutile. Allora, ciao Luca, un giorno farai un tutorial di messa in pratica Fibonacci? Ragazzi, ma ce l'ho un tutorial, non è un tutorial, è un video un po' vecchio anche su Fibonacci, me lo riguarderò anch'io. Ogni tanto io me li riguardo i miei video vecchi e mi metto le mani nei capelli e dico, ma davvero ero così? Cioè, erano agghiaccianti i miei primi video, divertenti, andateveli a vedere per farvi due risate. Non c'è luce, cioè tipo io che mi filmo con la webcam del PC, è una roba di un amateur che fa impressione. Allora, intanto gasatissimi auguri. YFI BTC, puoi riflettere sulla media mobile semplice 100, 2, estensione di Fibonacci, 3, come imposteresti un trailing stop, più hai letto il Twitter di Bamboo Club e la sua ipotesi che SBF è pronto a manipolare? Guarda, io ti dico la verità, io la cosa che ho letto su Yearn e Sushi è che collaboreranno. Guarda, mi hai dato l'occasione per parlare dell'ultima notizia, l'ha postato Andre stesso, Andre Cronje, il dev, lo sviluppatore di Yearn, il frontman di Yearn, lasciatemi dire, che in sostanza ha detto che Yearn e SushiSwap uniranno le forze. Quindi cosa vuol dire? Guarda, qua ci ha spiegato tutto, vi copio e incollo anche l'articolo stesso per chi vuole approfondire, l'avevo anche postato su Telegram, quindi dovreste averlo già letto se siete bravi. E quindi uniranno le risorse di sviluppo, incrementeranno il valore totale gestito, chiaramente lanceranno, attenzione, Deri Swap, molto molto bello, che il nome dovrebbe già farvi capire che cos'è. Poi Keeper, il nuovo progetto di Cronje, verrà integrato nella versione 2 di Sushi Bar in sviluppo. Poi le strategie, i vault di Yearn utilizzeranno SushiSwap, che è un paradiso per la speculazione, che non so se l'avete mai visto. Adesso io do per scontato che magari lo conoscete e in realtà non lo conoscete nemmeno. Adesso mi chiederà di sicuro di andare a legare il mio wallet, se no non vedo niente, vediamo. No, vabbè, in sostanza è un Uniswap con qualche particolarità in più, ovvero delle ricompense un po' più allettanti su dei pool più speculativi, ok? Ogni settimana si chiama il menu of the week proprio, e sostanzialmente vi premia con il token Sushi in base a quanta liquidità mettete, oltre ovviamente alla reward per le fee di swap, quindi il classico modello Uniswap. E è interessante perché la sua liquidità è in incremento praticamente quotidiano, è in crescita pazzesca, lasciatemi dire, e soprattutto per gli sviluppi che sta avendo, soprattutto Bento Box, che adesso qua c'è ancora coming soon, ma è un margin trading decentralizzato, fa veramente una gola pazzesca. Ci sono tanti sviluppi su SushiSwap, vabbè, non voglio parlare solo di questo, anche se ogni tanto io ve lo butto lì perché è un progetto che vale la pena seguire. Io non holdo neanche un sushi, vi dico, disclaimer gigante, e volevo aprire una posizione speculativa ma non l'ho neanche fatto, quindi l'ho missato, se vogliamo, e però lo seguo con interesse perché a me piace capire le logiche dietro la DeFi. Quindi in sostanza niente, non vi sto a leggere tutti i punti che sono tanti, vi consiglio di farlo se vi interessa, vi incuriosisce, ma sappiate che ci sarà una bella joint venture, non so come chiamarla, tra Yearn e SushiSwap, quindi non credo che ci sia interesse per Sam a far deprezzare i token o ad abbassare il valore dei progetti stessi. Allora, amici, io mi ritiro un attimo dietro agli schermi e vediamo i grafici, che ne dite? Così poi andiamo a rispondere alle vostre ultime domande. Partiamo col grafico di Bitcoin, che come ultimamente ci ha abituato a fare, fa un altro higher high e poi viene assorbito. Quindi avevamo questo high, ha fatto l'higher high e ha assorbito. Poi abbiamo questo high che è un higher high, cioè scusate, questo high nuovo fa un higher high e viene assorbito perché andiamo sotto di nuovo al vecchio high, e adesso siamo qua che palleggiamo boing 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 qua tra domanda e offerta, dove domanda significa
Per me, in primis, questo pool che va tra i 18.400, questa linea, e il livello 17.650, quest'altra linea. Questo è un pool di domanda che è nato, come vedete, qua, in questi giorni, e al momento sta funzionando. Lo stanno un po' bastonando, però sta tenendo, sta reggendo. Poi, sempre esaminando i supporti, a scendere abbiamo 17.150, questo. Che è un altro supporto, non è, c'è un pool sotto, se vogliamo, questa zona qua, però questo è anche un supporto interessante perché vedete c'è un dump forte, una stabilizzazione lì e poi una respinta il giorno dopo, quindi è un livello su cui tenere gli occhi puntati. Sopra la nostra testa abbiamo la chiusura a 19.700 e il pool di liquidità soprastante fino ai 20.000 famigerati, che ancora non abbiamo rotto perché l'offerta ogni volta che ci proviamo pam 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 ci attacca. Quindi, in sostanza, cosa si può fare in una situazione di questo tipo? Allora, le risposte dipendono ovviamente dall'approccio che si vuole avere. Per un approccio aggressivo, chiaramente la struttura è bullish, non c'è nulla da dire e questo vale anche oggi, anche ora. Quindi, per un approccio aggressivo ci sta di più cercare il long, a mio parere. Dove si potrebbe cercare un long? Ovviamente in primis sul pool di domanda. Questo è il primo, la prima long entry area. E basta, quindi per chi vuole insomma essere particolarmente aggressivo, particolarmente anticipatore, perché ricordiamo che stiamo longando sotto una resistenza che non è forte di più, è il massimo storico, bisogna fare molta attenzione e quindi dobbiamo essere consapevoli dei rischi che ciò comporta. Un ipotetico stop loss di una posizione long in questa zona potrebbe essere sotto questa liquidità qui, sotto i 16.200, è vero, un po' largo, però ai in una situazione di volatilità del genere mettere uno stop loss stretto non dico che è una certezza dal punto di vista negativo, ovvero una certezza di farlo saltare, ma poco ci manca. Altrimenti, se invece se vogliamo aspettare, chiaramente dobbiamo attendere un approccio confermato con l'all time high, che ho paura che non mi regalerà nemmeno oggi, nemmeno stasera, e quindi vedere il prezzo gravitare definitivamente sopra i 20.000. chiaramente andrebbe a far sì che tutto il grafico di Bitcoin storico fosse un costrutto di bottom. No, scherzi a parte, andrebbe veramente a portare il Bitcoin in price discovery, quindi lì inizierebbe una fase tutta nuova, tutta diversa. E però ovviamente nel momento in cui si trova su questo versante della price discovery, quindi non ritorna su quest'altro, ci sta andare a cercare i long, si va a perpetuare la situazione di FOMO che sta andando avanti ormai da tempo, sempre con un occhio ben aperto, anzi con due occhi ben aperti, perché l'estensione continua. Io faccio sempre un grosso heads up su queste cose, perché questo che c'è stato non è considerabile un ritracciamento. Ricordiamoci che l'andamento di Bitcoin è questo, ok? Questo è il suo andamento dell'ultimo periodo. Abbiamo una leg up, l'ultimo movimento è una leg up di questo tipo, che parte da qua e non conosce stop fino a che non ha toccato i massimi, un per due. È un movimento che ha fatto un per due senza nessun ritracciamento, quindi molta attenzione, moltissima. Nel frattempo sul settimanale si è formato un cluster intermedio, guardate quanto è bello, tra i 18.200 e i 18.005 circa. Cluster intermedio che nasce qui, proprio, guarda caso, in cima al pool di liquidità in domanda che abbiamo individuato poc'anzi. Alla fine gira e rigira sui vari time frame, i livelli chiave restano sempre più o meno quelli. Quindi questo è il bull scenario. Il bear scenario, al contrario, ovvero il bear, per modo di dire, perché essere bearish in una situazione del genere ci vuole molto coraggio, ma inteso come la prosecuzione dello storno di breve, chiaramente, non, il macro è intoccabile ormai, significherebbe, cioè cos'è che la implicherebbe? La perdita dei 17.150, quindi un lower low di fatto.
se vogliamo, un primo segno potrebbe essere anche la chiusura sotto i 18.004, che per ora vedete tiene, c'è il pool di liquidità in domanda, a parte questo falso breakdown ha tenuto, però allora per essere più completi bisognerebbe considerare tutto quanto il pool, quindi una chiusura qua sotto. E io dico, a sto punto tanto vale attendere il lower low, che sarebbe un segnale invece discretamente forte, un lower low, ovvero che andiamo più in basso di qua, di volontà di proseguire il ritracciamento. Qualora ciò dovesse accadere, andremo a rivedere la nostra, il nostro grafico nei prossimi appuntamenti live per cercare ovviamente altri entry long al quale seguire l'andamento del mercato stesso. Non ha senso farlo ora perché bisogna valutare tanti fattori, quali la violenza con cui accade il lower low, i volumi che accompagnano il lower low, quanta distanza c'è tra il vecchio e il nuovo low, insomma tanti fattori che si vedono solo in corso d'opera. Al momento si farebbero solo delle insulse previsioni, quindi ci aggiorneremo in ogni caso su questo possibile sviluppo. Questo è Bitcoin, andiamo avanti, nel frattempo io lo lascio, è l'hashtag, non si sa mai. Andiamo avanti e parliamo delle altre due coin sulle quali sono esposto. Parto da Yearn perché è quella che mi sta facendo divertire un po' di più, fortunatamente. Se vi ricordate, ero entrato in una posizione long, che è una delle posizioni che ha dato più opportunità in assoluto di entrare, se ci fate caso. Guardate quante volte... Il setup è semplice, è un flip di un pool di liquidità da offerta a domanda. Era il pool che è nato qui, era un pool di offerta. Qua ci ho lasciato addirittura scritto pool di offerta flip a domanda, perché qui ha creato offerta, un falso lower low, e poi è subito stato riassorbito, rotto a rialzo, test 1, test 2, test 3 con assorbimento, ma subito dopo reclaim addirittura, cioè ha fatto un reclaim e un retest dopo il reclaim, cioè ha dato una quantità di opportunità di entry long pazzesca. E lo stop, ho preso una posizione larga per un motivo, che è la volatilità delle altcoin in questo periodo. Sì, lo so, mi state prendendo in giro e fate bene, perché effettivamente sono un po' impastato, ridete pure di me, di chi ha fatto un pranzo molto lungo. Comunque no, vi dicevo che il motivo è la volatilità, principalmente volatilità che si è ripercossa su tutte le altcoin, perché comunque Bitcoin è in una situazione un po' tesa e quindi non ha senso, a mio parere, mettere degli stop loss super tight, super stretti, perché li vediamo saltare come mosche. Quindi in sostanza io ho preso tutta questa zona e l'ho utilizzata come stop loss. Ho messo anche già un take profit su, in particolare su questa zona 1.8, perché è la cosiddetta first trouble area, qualcuno la chiama, ma escludendo l'high locale, perché altrimenti avevo un rischio rendimento abbastanza atroce. Quindi qua c'è il mio take profit totale, tra l'altro niente trend follower in questo caso. Poi abbiamo una posizione invece sì trend follower su Ether, aperta qua giù, questa era la posizione che ho già chiuso in realtà, quindi la cancello, era una posizione aperta per fare compounding sull'altra, che si basava sul retest di questo pool flippato, di nuovo da offerta a domanda con retest, e take profit su questo livello di prezzo. L'altra posizione, ero entrato in tutta quest'area, lo stop loss è qua sotto, e fondamentalmente è trend follower a meno di un take profit parziale che ho fatto sempre qui, ma già da questo breakout, per escludere il rischio. Quindi è una posizione attualmente risk free, senza uno stop loss. Qualora andiamo a fare un higher high nei prossimi giorni, mi auguro ovviamente, io andrò a fare un bel trailing stop da qua a qua, tac. Cioè, scusate, non proprio lì, perché queste shadows, questi spikes, li voglio tenere come riferimento. Quindi sposterò il mio stop in questo modo. La regola è sempre quella, higher high, sposto lo stop all'higher low. Solitamente io per le trend follower ho un approccio abbastanza soft di questo tipo, ecco. E questa è trend follower, basta. Queste sono tutte le mie posizioni sulle altcoins. Qualcuno mi chiedeva, ecco, il grafico di Bitcoin annuale. Io ve lo guardo settimanale e mensile. Allora, settimanale l'abbiamo già visto, abbiamo solo un cluster intermedio. Il mensile, vediamo un po' com'è. Il mensile magari conviene vedere l'altro, scusate, BTC USD,
che avevo già messo, secondo me, qualche riferimento in più. Sì, esatto. Il mensile abbiamo all time high, quindi in questo caso abbiamo un grafico iper mega bullish già in price discovery per quanto gli riguarda, e l'unico riferimento che c'è di eventuale ritracciamento è questa shadow 17.250. Andiamo a vedere sul nostro grafico di prima a che cosa equivale. Vedete, è il top della shadow di gennaio 18, non so se vedete, nasce da qui, ok? E volevo andare a vedere 17.250 come si va a sovrapporre nei livelli che abbiamo identificato prima. 17.250 è qua, benissimo ragazzi, è qua, questa zona, tac, quindi effettivamente si va a sovrapporre con questo livello chiave che è 17.150. Siamo sempre lì, sono sempre quelli i livelli chiave, non aggiunge nulla l'analisi mensile in questo caso, se non ovviamente delineare una struttura che è fortemente improntata al rialzo, fortemente bullish. Ritorno da voi, ragazzi, bombardatemi di domande, avanti, avanti, avanti. Allora, sarebbe bello sapere la media di età dei seguaci di Luca. Sarei curioso anch'io, però non ve lo chiedo perché non voglio passare per quello che poi vuole recepire i vostri dati, però dai, datemi una fascia, sono curioso, scrivetelo in chat. Anzi, facciamo un sondaggio, cosa ne dite? Facciamo il sondaggino per vedere quanti anni avete, con fascia di età, ovviamente. L'avevo già fatto, tra l'altro, se non ricordo male, perché mi dice qualcosa questo sondaggio qui. Comunque, lo sto preparando, torno in un secondo da voi, ragazzi, non scappate, vi prego. Nuovo sondaggio, quanti anni avete? Punto interrogativo. Dunque, 0, 20, 20, 30, 30, 40. 40, 50, 50 più. Via, via col sondaggio. Rispondere, rispondere, rispondere. Tra poco, attenzione, c'è l'airdrop di shitcoin. Non scappate perché se vi perdete l'airdrop di shitcoin, cioè è un peccato. Allora, voto anch'io, dai, che. Ah, io sono 30-40 adesso. Mamma mia, quanto sono vecchio! Aiuto, 30-40, pazzesco. Mi sento già più vecchio. Dopo questo sondaggio mi sento già ancora più vecchio. Allora, la pagina di Bitcoin su Twitter ha appena pubblicato un grafico in cui mostra che ecco, il 21%, grazie, di tutti i dollari americani sono stati stampati nel 2020. È quello che vedevo, di cui parlavo all'inizio, in sostanza. Adesso sappiamo anche come si chiama? La percentuale esatta. È bello vedere giovani che approcciano il mondo della finanza in generale e delle cripto, è vero. Io ho 23 anni e quando accenno al trading con i miei coetanei mi prendono per un alieno. Sì, di solito quando parli di trading o ti prendono per un alieno oppure per un truffatore, non lo so, perché spesso quando parli di trading. Non lo so, magari ti associano con quelle pubblicità che vedono, investi subito, investi ora, quelle follie lì che sono effettivamente delle gran truffe. E quindi peccato che ci siano ancora questi pregiudizi, però anche a me fa piacere vedere che nuove persone giovani approcciano questo mondo perché comunque gli garantisce un futuro migliore, ma soprattutto il mondo della finanza personale, del saper investire, del conoscere asset un po' innovativi che non siano sempre i soliti vetusti sentiti e risentiti. Sentiti, ecco, è veramente bello, bello. Allora, dove siamo arrivati? Continuerà mai la serie sul trading consapevole per i novizi? Inoltre, dove consiglieresti ad un novizio di mettere i propri risparmi in modo che fruttino qualcosa? A ridaglie, a ridaglie. Allora, qua guarda, nelle cripto ci sono tantissime piattaforme che trovi tutte recensite, quelle di cui io mi fido, ovviamente. Non posso dirti mettile lì perché non posso ovviamente dare consigli. Io porto la mia esperienza, porto la mia. Quello che ho fatto io, ecco, con la mia testimonianza, e poi uno può ascoltarla oppure no. In ogni caso, le tre che io utilizzo sono BlockFi, sono Celsius Network e Nexo, sono la mia triade. Le mie prime shitcoin, grandissimo, grandissimo. Dunque, grazie per aver letto la mia domanda su Your Finance, ma figurati, guarda, grazie a te per averla fatta. Come trovo il tuo vecchio video su Fibonacci? Prova a cercare sul mio canale, cerca Fibonacci nel menu di ricerca del canale, dovresti trovarlo. Dunque, ciao Luca, che consiglio daresti? A ridaie, non mi dovete chiedere i consigli, non posso.
Chi si è appena avvicinato a questo mondo e vorrebbe attuare un piano d'accumulo a lungo termine a partire da ora, entreresti a applicare una DCA subito, visto che siamo in periodo particolare e non vorrei che ci fosse un anno di decrescita? Esatto, ecco, siamo alla domanda di prima di nuovo. E guarda, come ho detto prima, secondo me non è mai troppo presto, troppo tardi, il momento sbagliato per iniziare una DCA. Questa ovviamente è la mia personale opinione. L'importante è avere rigore nel farlo. Tutti felici, siamo tutti felici anche oggi a sentirti, oggi anche per il tuo compleanno, grande, mi fa piacere, a me fa piacere essere qua con voi, a condividere un'oretta anche con voi, è veramente bello. Come impostare un trailing stop, ad esempio ATR, guarda, l'ATR è un ottimo parametro per farlo e quindi si può tranquillamente utilizzarlo, anche dei suoi multipli, sottomultipli, dipende un po', fare un po' di statistiche, oppure, ve l'ho detto il mio metodo per il trailing stop, io lo faccio a mano andando a vedere i minimi, ogni volta che c'è un higher high io lo sposto all'higher low. Altro sondaggio, quante donne, secondo me molto poche. Allora, visualizziamo i risultati di questo sondaggio innanzitutto. Di quanti anni avete? Allora, la maggioranza di voi ha tra i 20 e i 30 anni, bello, molto bello, complimenti. Poi segue 30-40, 40-50 e c'è qualcuno anche 50 più e c'è anche qualche 0-20, benissimo, è bello vedere che un po' tutte le fasce d'età si avvicinano. Mi fa piacere anche vedere fasce d'età magari più sottovalutate come quelli sopra i 50, che magari sono più legati alla loro storia, al loro passato, vedere che sono ancora disposti ad accettare cambiamenti di questo tipo. Complimenti davvero tanti a voi. Facciamo un nuovo sondaggio e vediamo quante donne ci sono. Secondo me poche. Allora, siete uomini o donne? Qua parte sicuramente una risposta falsissima. Uomo, donna. Metto anche altro per essere politically correct, ovviamente, perché insomma ognuno deve essere quello che pensa di essere, che sente di essere, e quindi via col nuovo sondaggio, votate, voto anch'io, perché ovviamente. E allora c'è già un altro. E dunque, allora cosa stavo dicendo? Sì, che c'è l'airdrop delle shitcoin, lo facciamo terminato questo sondaggio, leggo ancora un po' di domande vostre e vediamo. Il primo sondaggio di età lo feci io mesi fa, grande, è vero, mi ricordo che l'avevano già fatto. Ciao Luca, conosci qualche exchange che faccia margin con IFD o CO come fa Bitflyer, che purtroppo in Europa è solo spot? Guarda, ci sono col margin... Non ci sono esattamente degli ordini così avanzati, però su Binance Futures puoi mettere take profit e stop loss insieme, puoi mettere, cioè degli ordini un po' più avanzati, se no c'è FTX che anche lui ha degli ordini estremamente avanzati. Io ti direi di dare un'occhiata a quei due lì, perché poi sono anche quelli che sento un po' più sicuri, ecco, come exchanges. Ciao Luca, auguri, grazie. Ho iniziato da un mese DCA su BTC e qualcosina su Bitpanda. Secondo te in questo periodo dovrei iniziare anche con Yield Finance? Guarda, dipende solo da te. Io personalmente non investo su altcoin a lungo termine. Ho fatto eccezione per FTT per mettere quella componente di pepe nel mio portafoglio. Però guarda, Yield Finance ti dico... Non è una cosa stupida, perché è interessante come progetto e tutto quanto, e ti dico, potrebbe venir voglia anche a me di investirci, però è ancora presto, non me la sento ancora. Valuta davvero tu, guarda il business model di Yearn, guarda se ti convince, come genera utile, come vengono ricompensati i token holder e così via. Gestisciti tu, ragionaci tu. Scambio Dogecoin con shitcoin, affrettatevi. Grande. Che ne pensi di Cardano, Stellar, Tron, Verge? Sono delle coin altamente speculative. Io le uso solo per quello, cioè non ci investirei, personale scelta, Non voglio dire niente di male, però quello. Dove siamo finiti? Tanti auguri Luke, non lo sapevo, mi sono collegato da poco. Grande, benvenuto. Donne sicuro zero, vediamo. Vediamo quante sono. Allora, qui c'è qualcuno che dice, no, era per capire se sono l'unica che ha la lavatrice da tirar fuori e le stoviglie a seguito. Guarda, non sono una donna, ma ci sono anch'io, perché di là c'è una situazione apocalittica, non hai idea di quanti piatti da lavare, cose, non cose, dopo la mangiata di oggi.
L'unica alt che mi piacerebbe vedere analizzata è Link, e allora la analizziamo Link, ragazzi, basta chiedere. Link BTC, ragazzi e ragazze, e altro, è giusto comunque, insomma, essere aperti a tutto, ragazzi, non c'è solo bianco e nero, ma la penso così, non sto trollando, non sto facendo ironia. Allora, Link l'avevamo analizzata secondo me anche lo scorso live, avevamo visto in particolare questo clusterino intermedio, questo, e ci ha pescato ancora, ma secondo me l'avevamo già visto anche l'ultima volta, quindi la situazione non è cambiata. Abbiamo questo livello che funge da supporto, poi in alto abbiamo come resistenza la zona sugli 82.000 satoshi, che se non erro è un livello di prezzo storicamente, no, era il point of control. Secondo me mi ha un po' sballato i livelli di prezzo, non vorrei dire, ma secondo me mi ha fatto un po' di casino, perché questo cluster secondo me è stato ampiamente invalidato, cioè è stato usato e abusato, quindi cancelliamolo, e io farei posto alla più recente, al più recente livello, che è questo qui. Questo qui e anche l'area che va tra qui e qui. Quindi, andando a creare una area di resistenza, ci identificherei questa. Quindi per avere un setup più bullish mi piacerebbe vedere un reclaim di questo livello qua, in sostanza, perché al momento stiamo un po' lateralizzando, al momento è ranging in una fase di correzione durante un macro estremamente bullish, perché il Chainlink è in uptrend da tanto, e quindi bene, ci può stare cercare il long sul range low, sui setup da range classici, ci avevo fatto anche un video su tutti i setup da range, e altrimenti per il setup long più classico di breakout, attendere appunto il breakout stesso. Questo è Link, stavolta me lo salvo perché vale la pena tenerselo. Allora, terminiamo il sondaggio e vediamo un po' queste percentuali e airdroppiamo le shitcoin. Dunque, visualizzi i risultati. Abbiamo un 87% uomo, 9% altro. Caspita, non me l'aspettavo, e un 4% donna. Bene, c'è un popolo misto dove le donne sono comunque all'ultimo posto in termini di numerosità. Curioso, curioso, vabbè. E detto questo, airdroppiamo queste shitcoin, dai, già che siamo qui, e poi terminiamo la diretta di oggi. Allora, non dovete fare altro che cliccare partecipa, facciamo un bello start giveaway con quante ne giveawayiamo, facciamo 30, dai, non è il Brown Friday, però dai. Allora, per partecipare dovete cliccare Enter, semplicemente, e tra esattamente un minuto io vi estraggo il vincitore. Dove vedo le mie shitcoin? In realtà sono tu clicchi sull'iconcina del mio logo qua sul video e in basso a destra lo vedi. Potrebbe essere un'idea un server Discord dove si condivide quando sarebbe il momento di aprire posizioni speculative, eccetera, eccetera, eccetera. Guarda, io ti dico, un server Discord ce l'abbiamo dove effettivamente condividiamo tante posizioni, tanti pensieri, tante analisi. Trovi il link qua sotto, sia in descrizione su YouTube, sia qua sotto su Twitch. C'è il link, basta scorrere un attimino in basso. Il prossimo evento marrone però andrebbe fatto alle 21. Perché no? Perché no? Ciao Luca, auguri, ci hai parlato di Visa più USDC. Quando ci parli di Matic, guarda, non conosco Matic purtroppo, me lo devo studiare prima di parlarne. Io sto ancora cliccando sugli scrigni dopo essermi giocato 500 shitcoin al casino. Grande, no dai, perché le hai buttate via? Che poi a 1000 c'è il premio, ragazzi, c'è il premio, non potete buttarle. Allora, amici miei, terminiamo il giveaway delle shitcoin ed estraiamo il vincitore, che è, io lo so già e lo premio già. Allora, voi lo vedrete tra poco, dovreste vedere una ruota che gira o qualcosa del genere. Ditemi se la vedete. Dovrebbe essere il mitico JuiceFam, che ha 130 shitcoin e adesso ne avrà la bellezza di 160. Con questo io, amici miei, vi saluto.
Vi ringrazio veramente tanto di esserci stati anche stasera. Noi in live ci rivediamo di nuovo, ormai vi vedo più voi che la mia famiglia, dico sul serio, e forse dovrei iniziare a preoccuparmi. Ci rivediamo questo venerdì però alle 18, perché è il live pomeridiano. Post pomeridiano, diciamo, post lavoro di fine settimana. Vi faccio un carissimo saluto, sempre sul pezzo, domani torno operativo al 100%, quindi non perdetevi post su Telegram, le analisi, le cose varie, insomma, si torna al 100%. Di nuovo un carissimo saluto e alla prossima, ora mi aspetta la cena.